spazi per l'eccellenza in digitale? Sì, parte la seconda fase di questo progetto che vede un partenariato di eccellenza, Union Camere, Google, Ministero dello Sviluppo Economico, Camera di Commercio di Salerno e Intertrade, azienda speciale della Camera. Parte con un obiettivo nel secondo step. L'anno scorso abbiamo provato a interessare le imprese alla digitalizzazione, adesso le compulsiamo nuovamente, le selezioniamo e facciamo quell'altro miglio che ci consente, che consente alle piccole e medie imprese di eccellenza di andare sul web, di provare a fare e-commerce. Quali sono i principali prodotti? I principali prodotti della nostra provincia lo sappiamo quali sono prodotti soprattutto di trasformazione agroindustriale, quindi ragioneremo in questo senso, come abbiamo fatto su New York pochi giorni fa, sulle eccellenze della nostra agroindustria. Quindi siccome ci sono molte piccole imprese che non hanno i mezzi o non hanno sviluppato quella capacità di essere presenti anche sul mercato elettronico, proveremo, come dire, ad aiutarle e a instradarle su questa strada. I dati sono in crescita, parliamo di una crescita notevole. I dati sono in crescita per l'export di questa provincia, aspettiamo i dati ovviamente 2014, ma i dati 2012 e 2013 sono confortanti, anzi sono ottimi, ci lasciano ben sperare e credo soprattutto per effetto anche del calo dei consumi interni, quindi del mercato interno in generale, credo che le aziende coglieranno questa ulteriore opportunità per incrementare, da uno studio di Unicamere, voglio dire, è stato determinato che si può, attraverso il mercato elettronico e il commercio sul web, incrementare di circa il 39% del proprio fatturato di export laddove esiste, laddove non esiste evidentemente crearlo con percentuali notevoli di incremento. Presidente, grande novità anche per l'aeroporto, perché da ieri sera è stato convertito in legge il decreto sblocca Italia. Entro 30 giorni il Ministero dovrà versare concretamente questo finanziamento per l'allungamento della pista, ma arriva anche un'altra notizia: sarebbero stati versati 2 milioni dalla Regione Campania. Andiamo con calma, non ci esaltiamo. Sì, lo sblocco Italia è stato approvato e evidentemente noi abbiamo delle procedure capestro che, insomma, sia chiaro, non è che domani mattina ci versano i 40 milioni, sennò siamo pure oggetto magari di ladri che immaginano che siano qui i 40 milioni. No, bando agli scherzi. Sicuramente lo sblocco Italia convertito in legge ci dà la possibilità di accelerare tutte le procedure che prevedono, e lo sapete, l'apertura dei cantieri per l'agosto del 2015. La grande novità, la novità, come dire, del giorno, noi celebreremo domani le assemblee, è che la Regione Campania sta effettuando, forse in queste ore, il versamento di 2 milioni di euro per partecipare concretamente all'attività, all'iniziativa aeroporto. Le ha notizie invece la Regione Basilicata? Credo che seguirà nei tempi con ulteriori 10-15 giorni, d'altra parte noi lanceremo un ulteriore aumento di capitale finalizzato proprio agli enti e quindi credo che 10-15 giorni per completare le loro procedure burocratiche saranno anche loro sicuramente della partita. Le previsioni per far decollare definitivamente l'aeroporto? Le previsioni sono quelle innanzitutto di raggiungere l'obiettivo dell'allungamento e consolidamento della pista e quindi l'apertura dei cantieri nei tempi stabiliti dal decreto Sblocca Italia. Poi, chiaramente, insomma, fatto quello, credo che ci vogliano 6 mesi, 8 mesi per realizzare i lavori. Siamo veramente alle soglie alla metà del 2015, del 2016 probabilmente, in linea di partenza con una infrastruttura corretta, regolare e che può accogliere soprattutto quelle compagnie low cost che tanto desiderano arrivare a Salerno. Presidente, lei non ama le polemiche, però una domanda che va fatta di rito: c'è stato un consiglio camerale 2 giorni fa, ma si è parlato di un consiglio spaccato sia per gli artigiani che con Confindustria. Lei come commenta queste notizie? Ma guardi, io credo, e l'ho detto anche ieri a qualcuno, l'enfatizzazione di una dialettica che è normale, che guai se non ci fosse, di una dialettica che però, come dire, abbia al centro un obiettivo che non è un obiettivo di tipo personale o protagonistico, ma che è un obiettivo di crescita, di collaborazione e di costruzione di percorsi. Per quanto mi riguarda, sono cresciuto a una scuola democratica
la accetto, la condivido e ovviamente però tengo molto a portare avanti le idee di mie ma di tanti altri consiglieri che evidentemente si esprimono in maniera diversa da altri. Questo non vuol dire che c'è una spaccatura, vuol dire che c'è chi condivide certe scelte e chi no, e questo in democrazia credo che faccia bene e sia un sintomo di vitalità, ma soprattutto anche di interesse per questo territorio.